Allora, ancora una volta, benvenuti, grazie a tutti. Mio nome è Gianluca Oz e questa mattina vi parlerò di SQL Server 2022, la nuova versione del prodotto di SQL Server, e dal punto di vista della programmabilità e delle performance. Allora, perché abbiamo scelto di suddividere questa cosa? Al SQL Server di Parma, a novembre dell'anno scorso, avevo fatto una sessione intera solo sulle novità di SQL 2022. E sono andato a razzo, parlavo tipo macchinetta, la gente quando ho finito ha detto vabbè, cioè, no, così non serve a niente. Naturalmente ha detto troppe cose e non si riesce a capire niente. Allora abbiamo deciso di spezzarle e io mi occupo di questa parte qua che è un po' più specifica, tipo le cose nuove del TC, quelle cose di questo tipo, e poi ci sono una serie di temi che verranno approfonditi in altre sessioni. E vi dirò poi quale, ad esempio Gilberto nella prossima sessione parlerà anche della parte di colonnare, di alcune novità che sono state introdotte molto importanti, e quindi vi dirò insomma dove poter approfondire. In ultima istanza tenete presente che sul canale YouTube dello User Group, dove ci sono tutti i video dei SQL Start che abbiamo fatto anche negli anni passati, e ci sono anche quelli dei SQL Saturday, comunque trovate anche già lì le cose registrate con degli approfondimenti, oppure la famosa sessione catch-all, no, che copre un po' tutto. Un ringraziamento agli sponsor, come sempre gli sponsor sono quelli che ci permettono di fare questi eventi, di fare pagare la logistica e anche i coffee break diciamo il pranzo, quindi grazie. Chi sono io? Detto Gianluca Oz, sono un consulente indipendente, mi occupo da oramai quasi 30 anni solo ed esclusivamente di SQL Server e solo esclusivamente della parte di Database Engine, quindi no, BI, Power BI, Fabric, tutte queste cose lì escono dal mio seminato, io mi occupo proprio del vecchio, diciamo, motore relazionale. Per quanto riguarda le community, sono MVP, uno dei più vecchi. Quest'anno, se mi rinnovano, avrò il disco del 25esimo anno, un quarto di secolo, una cosa agghiacciante. E sono fondatore, insieme a Gilberto, che è stato il primo presidente dello User Group italiano SQL Server. L'agenda, come dicevo, è molto semplice: parleremo di programmabilità e prestazione. Per quanto riguarda la programmabilità, questa era, diciamo, la parte che in quella sessione che vi dicevo, prima tutto siamo andati via dritti e non abbiamo visto niente. Allora, per questa volta abbiamo deciso invece di vedere in dettaglio tutte queste cose qua, perché poi sono importanti, poi chi sviluppa fa ancora delle soluzioni su SQL Server, sono abbastanza importanti queste cose, le cose che vengono aggiunte. E qua vorrei fare una domanda, perché mi sono accorto che negli ultimi anni c'è una tendenza particolare sul mercato. Quanti di voi sviluppano, scrivono T-SQL e fanno applicazioni col T-SQL? Non, molta gente. Ok, quanti di voi lo usano in maniera neutra perché vogliono tenersi la porta aperta per portare la soluzione da un'altra parte? Un po' tutti. Ecco, questo è un po' un problema, è un trend che noto anch'io. Purtroppo questo fa sì che vi perdiate tante feature che sono interessanti, a partire per esempio dall'implementazione di tabelle temporali. Quella, a dire il vero, è un'implementazione ANSI standard, quindi è abbastanza, come dire, è abbastanza safe utilizzarla. Però ci sono molte altre cose che magari molti non vogliono usarle perché si legano troppo al prodotto. Mi viene un esempio, è stato introdotto il SQL 2019, le funzioni di compress e decompress che implementano la compressione LZH sulle colonne, no? Potete chiamarla, non è niente di che. Però molti, piuttosto che fare una cosa di questo genere, si fanno la classica DLL esterna e la chiamano in maniera applicativa, no? E niente, non lo so, ognuno poi decide, no, da che se vuole rischiare più o meno, però è un peccato perché molte cose vengono comunque aggiunte di versione in versione. Quindi adesso quello che volevo farvi vedere io questa mattina come prima cosa sono che cosa è stato aggiunto in SQL 2022 dal punto di vista proprio del T-SQL, e quindi demo per una volta e non parlare sulle varie funzionalità. Allora, vediamo un secondo, vado a prendere le demo. Tenete presente che le demo poi saranno anche quelle tutte disponibili sui vari canali. Inoltre, poi nell'ultima slide vi darò un sacco di riferimenti, ci sono laboratori, demo, workshop fatti da Microsoft che potete anche prendere, rifare, vedere, insomma. Allora, la prima serie di cose che devo farvi vedere, queste qua sono due funzioni che
Sono molto semplici, però possono essere molto utili in alcuni contesti. Adesso un secondo, perché la macchina quando parte la mattina non è particolarmente performante. Ok, allora, vedete qui, mi sposto un attimo nel TMDB, se comincia a rispondere, abbiamo un po' di tempo. Ok, allora, le due funzioni greatest e list prendono semplicemente un vettore di valori e determinano rispettivamente quello più alto o quello più basso. Come vedete, in questo caso si tratta di numeri e vedete che effettivamente più alto è più basso. Okay? Dal punto di vista del trattamento dei valori null, cosa succede? Andiamo a vedere, semplicemente viene ignorato. L'importante è perché magari uno si aspetta che per coerenza con altre funzioni ritorni null. Invece viene semplicemente ignorato. Poi iniziamo a vedere qualcosa di più interessante perché possiamo anche mischiare direttamente dei tipi dato diversi. Ad esempio, qua ci sono stringhe non Unicode, stringhe Unicode e semplicemente dei valori. Che cosa succede? Succede che naturalmente devono essere coercibili in qualche modo e viene preso comunque il data type che ha la precedenza maggiore. Quindi, se facciamo questo, vedete che alla fine il data type con precedenza maggiore è quello in virgola mobile e ha preso comunque i valori e ha trattato i valori che erano alfanumerici, cioè che erano delle stringhe sostanzialmente come se fossero dei valori dello stesso data type. Naturalmente funzionano anche su dei valori stringa. E semplicemente qua vigono le regole di ordinamento che sono legate alla collation. Ricordatevi che non è sempre intuitivo l'ordinamento. Noi abbiamo, siamo con l'alfabeto italiano, latino e l'ordinamento per noi è abbastanza semplice, è una cosa lineare. Altri alfabeti hanno degli ordinamenti che magari non sono così intuitivi. Per esempio, nella lingua, mi pare svedese, finnica, la A con cerchiolino, di quei caratteri strani, viene in una lingua ordinato per primo e nell'altra ordinato per ultimo. Quindi è un vero ordinamento addizionario basato sulla collation. Intanto faccio un po' più grande perché si vede così meglio, più grosso. Vado ancora di più, perché poi non so se ci sta. Vediamo, sì, dai. Ok, e qua invece vi faccio vedere un esempio un po' più, come dire, un po' meno semplice, dove si può utilizzare questa funzione, per esempio per andare a prendere tra una serie di dati che arrivano da colonne diverse, quella che è la più alta, quella che è la più bassa, e si possono utilizzare anche, come vedete, in un predicato, per poter filtrare. Vedete, funziona come ci si aspetta, e tenete anche presente un'altra cosa, fatemi spostare questo che attivo il piano di esecuzione, che naturalmente quando andate ad applicare una funzione T-SQL a una serie di campi, poi dopo l'applicazione del predicato avviene dov'è che è? Qui sotto, come predicato, scusate, tiro fuori il tooltip, come predicato residuale, quindi non come predicato di ricerca, ovviamente, ci sono degli indici, non potrebbe fare miracoli perché deve applicare la funzione. Quindi, ad esempio, qua è stato messo invece un predicato secco su uno dei campi che viene utilizzato per determinare quello più alto, in modo se c'è un indice, quello può utilizzare una ricerca di tipo SIC e quindi essere più efficiente. Ok, domande su questa funzione? Passiamo alla prossima. Questo è molto semplice, giusto come dire, per rompere il ghiaccio. Poi ne vedremo di più complesse. Ok, questa invece è una funzione che era già stata introdotta in SQL 2016, da String Split. Quanti di voi l'hanno vista? Non utilizzata? Questa è molto molto comoda, perché altrimenti dovete fare dei cinema assurdi con il for XML, ci sono dei pattern che trovate in giro, però non sono né ottimizzabili né soprattutto, come dire, comprensibili a prima vista, no? Quindi la string split che prende una stringa che ha al suo interno una lista di valori separati da una virgola o un qualunque separatore che potete poi specificare, splitta semplicemente tutti i valori e li riporta in formato colonnare, okay? Come vedete in questo caso. Questo esiste già dal 2016. Che cosa è stato introdotto in 2022? Il fatto di poter avere anche l'ordinale, la posizione ordinale all'interno di questo vettore
di array di stringhe che è rappresentato tramite una stringa a sua volta. Quindi specificando qui come terzo argomento della string split il fatto di emettere una colonna in più, quella dell'ordinale, poi vedete che esattamente come ci si aspetta, questi sono i valori ordinali. Fate caso a una cosa, manca il 3. Perché? Perché semplicemente è voluta la cosa naturalmente, vedete che qua c'è una stringa vuota e qui sto semplicemente imponendo predicato per mandarla via. Quindi gli ordinali ci sono, ma non è che vengono mantenuti, nel senso se voi avete un predicato che filtra questo, naturalmente se avete presente come avviene come l'esecuzione logica dei vari step, prima viene applicato e poi cioè prima viene generata la colonna e poi viene filtrata e quindi sparisce la riga sostanzialmente. Ok, una cosa, c'è una limitazione, non potete passare questo parametro come variabile o come colonna, quindi non potete fare una tabellina dove tutto avviene automaticamente, è costante, deve essere un valore costante. Se ci provate, come in questo caso, vedete che mi dà proprio un errore, dice no, guarda, devi darlo come costante. Sono limitazioni a mio avviso un po' arbitrarie, però di solito sono cose che con il tempo vengono fissate. Ok, domande su questo? Niente? Ok, passiamo allora alla prossima, trim. Trim è una delle mie funzioni preferite perché credo che sia funzione che è stata chiesta fin dalle versioni, non so, 6.5, 7.0 di SQL ed è stata introdotta in SQL 2017. È una cosa veramente terrificante. Si narra che internamente, magari qualcuno di me che so può confermare o meno, queste cose qua sono le classiche, come dire, le classiche feature, no? Che sono facili da implementare, no? Cioè una lista di feature facili vengono messe lì. Poi quando cominciano a dare le priorità, no? Per fare le cose, sì, quello è facile, cominciamo ad andare a fare queste cose qua. Dopo arriva il marketing e dice, adesso però dobbiamo vendere il prodotto, quindi chiudiamo il feature set e le cose facili sono rimaste in fondo alla lista e non rientrano mai. Quindi una cosa che è stata chiesta fin dai tempi dei tempi è stata implementata nel 2017, però è stata implementata, come dire, quasi sovraingegnerizzata, nel senso che, allora, naturalmente prima si faceva L-trim di R-trim per trimmare dalla testa e dalla coda, no? Adesso si può fare trim. Se si fa trim, semplicemente trimma sia la testa che la coda, però sono stati introdotti anche dei parametri che permettono di dire cosa trimmare, cioè quali caratteri trimmare. Quindi, se prendete questa stringa qua di testo, a parte il test in mezzo, c'è un punto esclamativo, ci sono una serie di spazi, ok? E io gli dico trim uno qualunque di questi caratteri from questa stringa qua. Quindi, cosa andrò a rimuovere? Andrò a rimuovere esattamente tutto questo. E tutto questo, perché questo è il punto che c'è qui, questo è il punto esclamativo che c'è qui e gli altri sono spazi che ci sono qui. Okay? Questa qua serve solamente per se siete micragnosi OCD come me e non, vedete alla fine non sapete mai se ci sono veramente degli spazi o no, concatenato, almeno vedete che li ha effettivamente tolti. Okay? Quindi vedete che effettivamente li ha tolti, okay? Da entrambe le parti. Allora, in SQL Server 2022 sono stati introdotti delle estensioni alla funzione per dire che cosa trimmare e da che parte trimmarlo, solamente nel caso in cui si voglia fare da una parte o dall'altra. Quindi, ad esempio, bof è il default che c'era già anche nel 2017 e dice trim questi caratteri da entrambi i lati da questa stringa. Okay? Quindi è la stessa cosa che abbiamo visto prima. Vedete? Dopodiché, gli altri sono leading e trailing. Okay? Quindi se io dico trim leading questi caratteri from questa stringa qua, lui da dove me li toglierà? Me li toglierà solamente da qui, cioè dall'inizio. Scusate, ho preso un carattere in più. E vedete che effettivamente quelli in coda non me li ha tolti. Ok? Inoltre è stata anche estesa la sintassi di left trim per poter fare la stessa cosa, però con una sintassi un po' diversa. Adesso gli possiamo dare alla left trim anche virgola come secondo argomento
quali caratteri deve trimmare, quindi non solo lo spazio come ha sempre fatto, ma tutti i caratteri che volevamo farli trimmare. Quindi di fatto è identica alla precedente, fa la stessa identica cosa. Lo potete fare in un modo o nell'altro, come vi è più comodo. Senso ha di aver creato la leading che già esisteva nell'entry? Non lo so, se tu di Microsoft dimmelo Sì, tu. ma te lo conosci meglio che fatto prodotto, cazzo. No, non lo so. Allora, io per esempio ho detto papà, papà, onestamente, se devo fare una cosa del genere, trovo oramai più intuitivo usare la Sì, seconda ma sintassi e usare la trim addirittura solo per gli spazi per entrambe le cose, no? Perché o faccio una cosa semplice, lo toglio tutti gli spazi, oppure se devo andare di cesello, so già che devo andare in testa, in coda, così. Però, insomma, opportunities, sono tutte opportunità in più che ha. Ok. Adesso cominciamo a vedere qualche cosa, le cose diventano sempre un pochettino più macchinose man mano che andiamo avanti. Allora, questo qui, allora, questa però non è molto macchinosa, ma questa serve veramente tantissimo. Quante volte vi siete messi a fare dei part, convert, date, cast, attacca il pezzo della stringa per togliere, non so, l'ora, i minuti, i mesi, tutte quelle cose lì che bisogna fare. Ci sono un sacco di funzioni, le trovate in giro su Stack Overflow. Alla fine uno si fa la sua libreria. Però sapete che le funzioni di SQL poi hanno tutta una serie di problemi dal punto di vista dell'utilizzazione, diventano lente, eccetera, eccetera. Se le fate inline, invece, come dire, diventa illeggibile la query. E adesso c'è la possibilità invece di, con una sintassi molto semplice, quella del date trunc, gli dite quale porzione troncare, gli passate la data, ora, minuti, quello che è, e lui tronca direttamente. Allora, vedete, questa è la stringa originale, qua è troncata all'anno, qua è troncata al quarter, al mese, alla settimana e così via, anche ora, secondi, eccetera. Questa, secondo me, è una di quelle cose che comincia a diventare molto, molto utile. Naturalmente l'implementazione è in SQL, quindi cosa volete fare? Cioè, se dovete rimanere neutri rispetto al T-SQL, quindi mettere un SQL generico, probabilmente queste cose qua addirittura arriverete a farle nella parte applicativa. E però, come dire, dovete magari andare avanti e indietro quando potreste fare una query e fare una cosa più semplice. Comunque, poi bisogna vedere caso per caso, naturalmente, sto tirando acqua al mio mulino in questo momento. Però io la trovo, io che scrivo solo T-SQL, perché sono ignorante e non faccio nient'altro, per me questa cosa qua, come dire, mi semplifica veramente tantissimo la vita. Passiamo alla prossima, che è is not distinct. Allora, questa francamente non lo so, io forse sono un po' troppo, come dire, formale sulla parte di modello relazionale, eccetera. Non mi piace moltissimo come implementazione, devo dire, però risolve un problema che è abbastanza comune, quello di trattare i maledetti valori null all'interno dei predicati, no? Quando vi mettete lì e dovete dire where campo è uguale a questo parametro or campo is null, no? Perché tra parentesi, campo is null and parametro is null, no? Cose di questo tipo. Oppure usate l'is null è uguale, come vedremo adesso. Insomma, bisogna fare delle cose che sembrano dei trucchi. Allora, vediamo velocemente, attivo anche qua il piano di esecuzione. Allora, questa è una ricerca molto semplice. Ricerco per una data secca. Ok? E siccome c'è un indice, posso fare un index if e vedete che il predicato lo usa e quindi è molto veloce questa query. Se io voglio fare la classica cosa, come dire, generica, no? La classica query generica, e voglio andare a prendere gli ordini che hanno la data null e faccio così, ovviamente non mi tira via niente. Perché? Perché campo uguale a null, il risultato è unknown, non è né true né false, è unknown e quindi non ritorna nulla. Possiamo fare i trucchi che vi dicevo prima, is null, il campo butta fuori questa data, ma è solo un valore, come dire, civetta, uguale a is null, il parametro, e gli do lo stesso valore civetta, così finalmente verificano l'uguaglianza e quindi ritornano true. E allora in questo caso vengono fuori tutti. E però, se andiamo a vedere il piano esecuzione, vedete, ci ho già messo un secondo, vedete che fa un index scan. Non usa più l'indice per fare l'index if. Il predicato è post scan dell'intera tabella, o anche dell'indice, magari c'è l'indice,
però un po', ricordatevi che un conto è fare la ricerca binaria sull'indice, un conto è leggerlo tutto e applicare valore per valore poi il predicato, che è quello che sta accadendo adesso, è molto più lento, no? Nel secondo caso. Non è magari così lento come fare table scan, però è sempre un ordine di grandezza più lento. Allora, cosa è stata introdotta? Questa nuova sintassi che secondo me è tutto fuorché intuitiva, is not distinct from, che sostanzialmente ritorna vero, true, se entrambi i lati dell'espressione sono null. Null è uguale a null, true. Non c'è l'uguale, c'è is not distinct from. Quindi, se facciamo così, vedete che il parametro è sempre lo stesso, potremmo anche passare una data vera e funzionerebbe ancora, ma se gli passiamo nulla al parametro, tira fuori tutti i valori null. E però la grossa differenza è che in questo caso, vedete, ha usato la SIC, ha usato l'indice per fare una SIC, quindi è molto più veloce. Okay? Anche questa è una cosa che semplifica tantissimo. Poi, quanto lo faranno nel vostro scenario dipende anche da come fate le cose, cioè se per esempio usate dei framework e i framework continuano a generare il vecchio pattern di is null uguale a is null, e allora, oppure quello con l'or eccetera, chiaramente lì dovete cambiare il modo di generare l'SQL, però adesso almeno c'è una soluzione che è efficace e è anche abbastanza pulita. A me non piace molto come is not distinct, non è intuitivo per me. Però, come dire, è stata implementata così. Credo che ci siano anche dei risvolti, anzi, dietro. Non ho controllato, onestamente. Scusa, sì, non so che è single standard? No, non lo so, appena detto non ho controllato. devo farlo, ma mi sono dimenticato. È probabile, perché le demo arrivano da Itzik, quindi non so, l'avrei sentito brontolare se non fosse stato standard. Ok, questa è un'altra cosa abbastanza, come dire, abbastanza piccola come implementazione, ma che aiuta ad avere un SQL pulito finalmente. Quanti di voi conoscono le funzioni cosiddette di windowing, le analytical function? Non molti. È quella cosa lì che vedete, la sum, no? Anziché fare la sum raggruppando solamente per il termine che c'è normalmente nella group by, aprite una finestra, una window, dicendo over i termini di partizionamento, le colonne di partizionamento, partition by, order by, quindi potete riordinare in un modo o in un altro per fare tutte le varie funzioni di aggregazione. E non c'è solamente, ci sono tantissime cose legate alle windowing function, ad esempio il fatto di poter andare a prendere la riga precedente rispetto a quella corrente, cose di questo tipo. Questa feature qua però fa solo una cosa, molto semplice, vedete che quella roba lì, no? Stiamo facendo somma, media e conteggio, però la finestra è sempre la stessa, eppure è fastidiosissimo perché dobbiamo ripeterla per tutte le volte. Adesso quello che possiamo fare è definire la window, proprio come vedete qui sotto. Win1, come se fosse, no, le CTE quando le usate al posto delle tabelle, qua definite la window una volta sola e le usate poi in tutti i posti dove potete usare la window. No? E vedete, poi viene fatta ripetuta qui e formalmente è la stessa cosa. Questo non c'è niente dal punto di vista, scusate, devo andare nel contesto di Adventure Works 2022, perché naturalmente la feature è legata a compatibility level, quindi bisogna essere un compatibility level che la supporti. Allora, a questo punto vedete che funziona in maniera analoga. Non c'è, come si dice in gergo, è syntactic sugar, non c'è ottimizzazione né niente. No, però anche questa è una cosa, secondo me, abbastanza comoda. Adesso, un'altra cosa, questo vado velocemente perché secondo me allora ha degli use case veramente molto 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 specifici. Sono le funzioni per trattare con i bit, quindi per poter, per esempio in questo caso, fare lo shift dei bit, questo shift a 5 posizioni a sinistra, e si può fare con sia chiamando una funzione così sia utilizzando l'operatore. E vedete che effettivamente l'1, 2, 3, 4, 5, che è questa rappresentazione, shiftandolo di 5 posizioni diventa questo. Okay? È molto semplice, shift left, shift right, questo conta il numero di bit, per esempio nel numero 17 ci sono 2 bit a 1, okay? E poi questa fa il get e il set di un bit. Molto semplici, non è... Allora,
Perché dico che ha degli scenari use case molto specifici. Allora, per chi fa il DBA, questa roba qua gli permette di andare in quelle maledette colonne che ci sono nel query store, dove ci sono le set options della connessione, che sono una bitmask, e decodificarsele velocemente. E ce ne sono un po' di tabelle di sistema che hanno delle bitmask. Altrimenti, delle implementazioni che tendono a impacchettare le informazioni utilizzando i bit. Però questa cosa è una cosa che in SQL è abbastanza raro trovarla, perché poi cioè SQL è fatto per fare le cose semplici e veloci. Se io impacchetto le robe non riesco poi ragionevolmente ad utilizzare degli indici per fare delle ricerche, perché devo compattarle e poi farci sopra magari la ricerca per un'informazione. Quindi è vero che l'impacchettamento mi permette di risparmiare spazio, se però poi devo pagare ogni volta per andare a fare le ricerche, allora preferisco usare delle tecnologie tipo i colonnari e altre robe che compattano già loro e fine della questione. Però, insomma, adesso almeno c'è anche il supporto per questo. JSON Array e JSON Object. Quanti di voi hanno già iniziato a usare JSON? Questo ha avuto abbastanza popolarità. Purtroppo non è ancora un tipo dato nativo come l'XML, quindi con la ricchezza dell'XML che ha indici appositi a un linguaggio di interrogazione XFAFX query, quindi è molto molto ricca l'implementazione, molto molto bella, però come dire, il mondo si è spostato immediatamente avanti, perché come sono i cicli storici, no? Lo schema lo dobbiamo sempre spostare da qualche parte. L'XML è nato perché non c'era lo schema, cioè era facile, poi è arrivato XML schema, e allora si è spostato il JSON. Adesso c'è il JSON schema. E come dico sempre, così per scherzare, il CSV schema esiste già da 30 anni, l'avevamo già fatto nelle RFC di allora. Comunque, facezie a parte, il JSON non è ancora un tipo dato, come dire, di prima classe in SQL, perché lo mettiamo dentro dei campi nvarchar max, nvarchar qualche cosa, quindi non è ancora, su questo punto di vista, un dato di prima classe, però ci sono già tutte le funzioni per poter operare. Quindi per poter fare delle query, estrarre, generare l'XML, fare lo shredding dell'XML, ci sono tutta una serie di cose, e anche l'utilizzatore è abbastanza intelligente, per cui se fate delle cose del tipo buttate dentro il campo blobone JSON, vi estraete come colonne calcolate delle porzioni di JSON, ci create sopra un indice e poi mettete il predicato nella clausola di WHERE, deve essere tutta roba molto semplice, che però matcha la funzione di estrazione da JSON, lui riesce a fare la SQL, cioè riesce a capire che quel predicato lì è lo stesso della colonna calcolata, e quindi a usare, e potete quindi buttare il blob JSON dentro e creare degli indici che sono però efficaci per andare a ricercarlo. Quindi nonostante non ci sia supporto come l'XML, dove li create proprio gli indici specifici, si riesce a fare lo stesso un sacco di cose. L'implementazione, come al solito, come tante cose Microsoft, è incrementale. In ogni versione vengono aggiunte più cose. Allora, ad esempio, JSON Array permette di generare velocemente un array. Vedete qua, prende host name e program name dalla session e vedete che genera direttamente il frammento dell'array da poter utilizzare poi dove serve. Qua creo una tabella andando sempre a usare la JSON Array per creare una colonna che chiamo JSON Array, stupidamente, questa è una demo ufficiale, si chiama come la funzione, ma non c'entra niente, è il nome di una colonna, e qua compone un po' più di informazioni, vedete che è un array un po' più ricco, qua c'è già più colonne, insomma. Okay? E poi l'altra cosa che è stata introdotta, isJSON è una funzione che esisteva già, serve per verificare che una stringa che gli passate sia formalmente un JSON corretto, okay? Quindi per esempio se fate un'implementazione potete mettere un vincolo, un constraint, dove dite is JSON della colonna è uguale a 1, per verificare che uno non faccia l'insert di stringhe a caso, no? che siano formalmente non corrette, non essendoci il tipo dato. Se fosse il tipo dato come l'XML, quando buttate dentro un XML che non è valido formalmente, vi dà subito errore. Qua una stringa, siete costretti a usare questa funzione. La cosa che è stata aggiunta, questa c'era già nelle implementazioni precedenti, le cose che sono state aggiunte è il fatto di verificare se è un JSON di tipo oggetto o un JSON di tipo array.
E allora qua vedete che applica l'ISJSON con questi nuovi parametri, l'applica sia al campo che ha creato precedentemente, sia a un altro campo che non è un JSON, okay? Per vedere anche che effettivamente li riconosce quelli che non sono corretti. E se andiamo a vedere, allora vedete che ci sono isJSON, sono tutti, no? Perché abbiamo creato comunque array o altre cose. Object no, scusate, abbiamo creato solo array, quindi non c'è un oggetto JSON, sono tutti array, e quindi dice che è vero. E l'altro campo, che non è un JSON, ma è semplicemente una stringa, dice che non è un JSON. Quindi, ricapitolando, qui è stata aggiunta la funzione per fare gli array e è stata estesa la isJSON per verificare che sia un array o un oggetto. Okay. Dopodiché è stata aggiunta in maniera completamente analoga anche la funzione per poter creare l'oggetto. Okay. Quindi qua facciamo la stessa cosa di prima, ma anziché creare un array, stiamo sostanzialmente creando un oggetto. Vedete che in effetti non è più un array, ma è un oggetto. E qui adesso se... ecco, l'altra cosa che è stata aggiunta invece è JSON path exist. Potete controllare se all'interno di un frammento JSON esiste effettivamente un path nell'input. Okay? Come in questo caso andiamo a vedere se esiste status all'interno dell'oggetto JSON che abbiamo creato qui, quindi c'è, lo vediamo già qui, e poi andiamo a vedere anche nella colonna command, che sappiamo una stringa, non è un JSON, e vediamo se esiste. No, naturalmente, perché non è neanche un JSON. E vedete che ritorna cosa. Quindi, capitolando ancora, JSON array, JSON object per creare array e object, isJSON estesa per controllare oggetti e array, e JSON path exist per vedere se c'è un elemento all'interno del frammento. Date bucket. Allora, date bucket adesso dico, è un po' poco intuitivo spiegare come funziona esattamente il date bucket. Apparentemente, se io lancio semplicemente la funzione così, vedete che faccio date bucket, prendo una date part, do un valore scalare tipo 1 e gli passo la data, questa qui assomiglia molto sospettosamente, se magari faccio F5, a quella che avevamo visto prima, la date trunk, ok? Vedete? Cioè io qua sto troncando a livello di anno, di quarter, eccetera. In realtà non è così, è semplicemente che è poco intuitivo tutti gli esempi che trovate in giro. Già questo esempio qui, questi sono quelli ufficiali, eh? Questo esempio qua secondo me è un pochettino più intuitivo. Vedete che io gli passo questa data e poi gli sto dicendo di generare, in questo caso, un bucket da 5 minuti oppure da 15 minuti. Okay? E vedete che quello che fa è ridurlo, no? Veramente a quello che è il granulo dei 5 o dei 15 minuti. La cosa più veloce, secondo me, per fare capire questa cosa qua è prendere tutt'altro tipo di esempio e andare a fare un esempio di business, se mi prende... Okay. E dire, io voglio vedere tutte delle mie fatture. Voglio contarle, voglio contare tutte quelle che sono, come dire, all'interno di tutte le settimane per cui ho delle date fattura. Cioè io ho le fatture, no? Ogni fattura ha una data ben specifica. Io le voglio raggruppare all'interno delle settimane, però, prendendo come granulo una singola settimana, ok? Allora, se facciamo così, vedete che... ho preso anche il pezzo sotto, anzi guarda, prendo subito anche quello sotto. Nel primo caso lo voglio vedere per una settimana, voglio creare un bucket settimanale. Nel secondo caso voglio creare un bucket bisettimanale, quindi per ogni fattura prendo la sua data e la butto dentro in una data che diciamo di inizio del bucket, dove vado a buttare dentro tutte anche le altre fatture di 2 settimane. Poi ci sarà dalla terza settimana, aprirò un nuovo bucket dove butterò dentro tutte le fatture che iniziano da lì fino alla fine delle prossime 2 settimane. Okay? Allora vedete che la differenza è che in questo caso lui prende, attenzione perché le date fatture sono un po' random, no? L'interno tra una settimana e un'altra, però lui le riporta tutte a una settimana,
a una singola settimana. Ogni bucket è l'inizio di una settimana. Nel secondo caso, dove ho specificato il numero 2, vedete che invece le settimane sono già due, no? Qua avevo una che era il 7 e una che era il 14 e avevo questi 300 qualche cosa. Qua ho direttamente quella del 14 che contiene questi due bucket qua, ok? Quindi questo serve, è molto diverso, no, dalla date trunk. Questa genera proprio dei bucket e permette di, tramite il numero, di dire quanti ne vogliamo sostanzialmente. Poi, altra cosa, anche questa, quanti di voi hanno fatto la funzione, quella che fa la union all per generare i numeri? Per generare dei numeri da 1 a X. Ecco, adesso c'è finalmente Generate Series, da 1 a 100 genera direttamente, oppure inverso, saltando di 5 in 5. Avete tutta la flessibilità del caso, quindi anche questa è una di quelle cose che valgono tantissimo. Questo è un altro caso, passa da 0 a 1 a incrementi di 0,5, vedete. Niente, piccole cose che sono però molto, molto utili. Questo credo di averlo già generato, vediamo un secondo. Dovrei averlo generato, qua butto dentro dei valori di telemetria, no? Diciamo nella macchina valori di cosa sono, voltaggio e pressione, e poi utilizzo questa nuova funzione. Queste sono funzioni, sia quella della bucketizzazione, sia questa qua del gap filling, che permettono, derivano dagli use case di SQL Edge, Azure SQL Edge, che sarebbe la versione che va sui device, insomma. E vedete che qua, con questa sintassi che mi permette di prendere first value e last value, aprendo una window un po' più complessa di quella che abbiamo visto prima, mi permette di generare ad esempio i valori intermedi. Cioè vedete qua non ho una lettura e quindi vado a prendere la prossima lettura e così via. Okay. Sono veloce perché sono d'accordo che siamo già abbastanza avanti. L'ultima cosa, quanti di voi hanno implementato l'XML? Ci hanno provato? Pochi. Prima cosa che uno dice è: dov'è la compressione? Cioè abbiamo la data compression, abbiamo il colonnare, non c'è niente che comprime l'XML. Adesso, sì, quel 2022 finalmente c'è ed è anche facile da implementare. Allora, come esempio prendo questo, che è una tabella della Venture Rules che contiene dei diagrammi, proprio in Adobe Illustrator, quindi sono degli XML. Andiamo a vedere quanto spazio utilizza. Vedete che sono 400k riservati, 240k utilizzati dai dati. La Estimate Data Compression Savings è stata estesa per poter anche fare una stima di quanto si comprimerebbe il tipo dato XML. Okay? Qua la chiamo per vedere quanto me lo comprimerebbe con la compressione page, che però non tocca l'XML, e quanto invece me lo comprimerebbe con la XML compression. Allora, vedete che dei 240k, 248, alla fine non mi comprime un bel niente, perché c'è dentro un intero e c'è dentro il campo XML, quindi se non comprime però non comprime niente. Con la compressione XML invece scendiamo a 96k. E per una volta è veramente molto molto semplice. Basta fare rebuild with XML compression on, oppure quando create la tabella la create con XML compression on, tabelle o indici. E adesso, se andiamo a vedere qual è la differenza effettivamente tra la tabella originale e questa, vedete che siamo effettivamente addirittura passati da 240 a 72, quindi la stima era anche un po' troppo pessimistica. Okay? Bene, questo termina, diciamo, questa parte. Le altre cose non ci sono più per la demo, sono cose che vi racconto semplicemente sulle slide. Quanti di voi usano la replication, la SQL Transactional Replication? Nessuno l'ha mai usata, allora questa cosa non vi interessa, purtroppo, però questa è una cosa che serve come non so che cosa negli scenari di Transactional Replication peer-to-peer. C'è la possibilità di dire che il last writer wins, che è il pattern, diciamo, più semplice da implementare, che implementano tutti gli altri RDBMS che hanno replica, adesso si può utilizzare. Peccato che da peer-to-peer c'è solo con l'Enterprise Edition.
quindi costa molto. Se avete la standard edition non potete farla, potete fare la replica transazionale bidirezionale, che però non ha nessun controllo se per esempio switchate il dato, uno lo modifica di qua, l'altro di là, replica, questo si sposta di qua, l'altro si sposta di là. Non c'è nessun controllo, ci vuole l'Enterprise Edition e la PD. Always Encrypted, chi ha utilizzato Always Encrypted? Allora, intanto se siete interessati al tema, credo che ci siano 8 registrazioni, perché ho fatto la stessa sessione non so quante volte, sull'Always Encrypted, è un meccanismo che permette di crittografare i dati all'interno di una colonna, però disaccoppiando le chiavi e il momento di crittografia dal database engine principale. Nella prima implementazione veniva tutto spostato verso il client, intendo il web server oggi, intendo il lado.NET che si occupa di accedere. Nelle versioni successive sono state introdotte quelle che si chiamano le secure enclave, che permettono di, nonostante la chiave sia esterna, cioè SQL non ha in mano la chiave crittografica, cioè in mano la chiave crittografica, però è crittografata con una chiave esterna. Quindi nelle versioni precedenti mandava tutto al client, il client sapeva dove andare a prendere la chiave, apriva la chiave, decrittava le cose e eventualmente poi le dovevamo rimandare indietro. Con le Secure Enclave, la prima implementazione, c'è un meccanismo sicuro, un protocollo sicuro che permette di far sì che il client comunichi one shot tramite un canale sicuro all'interno di una zona sicura, che è chiamata enclave, che è protetta dal processore, la chiave, in modo che solo il codice che è autorizzato ad essere eseguito all'interno di quella enclave possa prendere la chiave, crittografare e decrittografare. No? È tutto protetto, il database engine non vede cosa c'è dentro l'enclave, non lo vede nessuno, se andate con il debugger vedete degli zeri, perché è il processore che garantisce questo livello di isolamento. Chiaramente c'erano dei limiti e questi limiti sono stati rimossi in SQL 2022. I limiti sono il fatto che le join potevano essere fatte solo come nested loop, adesso può usare tutti gli algoritmi di join, non si potevano usare delle clausole di order by e di group by, che adesso si possono utilizzare. Altre cose, ledger table, quanti di voi le hanno già viste? Questa è una implementazione che è nata in Azure SQL Database prima e poi è stata portata, è stato fatto il backporting in SQL 2022. Permettono sostanzialmente di creare delle tabelle che utilizzano dei concetti di blockchaining, diciamo così, non è una vera blockchain, però i concetti di blockchaining per garantire che il dato non sia manomesso. Quindi è un meccanismo anti-manomissione. Vuol dire che la parte che ricicla da blockchain è quella che crea una catena di hash ogni volta che viene fatta una transazione. No? Cioè lui, infatti, inserimento una riga, lui crea un hash, sono blocchi di marche. Poi, inserite delle altre righe, fate degli aggiornamenti, lui crea dei nuovi hash che contengono anche i blocchi precedenti hashati. No? E c'è una catena continua. C'è sempre un hash di riferimento e voi quando fate la vostra transazione SQL vi può dare questo hash che è il digest e voi potete in un qualunque momento andare e dire: mi garantisci che il dato che sto vedendo rispetto all'hash che mi avevi dato l'altra volta non è stato toccato? Cioè rifai tutta la catena degli hash per arrivare all'hash che ho in mano io e mi garantisci che nessuno abbia fatto tampering di questa cosa? Quindi questo è quello che vi fornisce questa funzionalità qua. In Azure c'è anche la possibilità di automatizzare il controllo e lo storage di questi hash che vi ritorna il sistema, nel senso che potete configurarlo, buttarlo dentro un blob storage in automatico, viene, oppure potete buttarlo in un altro servizio che è fatto appositamente per tenere questi hash, che è il CASC, non mi ricordo come si chiama adesso, Azure CASC, qualcosa del genere. E poi potete implementare il vostro storage e tenerlo da qualche parte. Allora, tutto questo meccanismo qua si traduce in cosa? In delle nuove tipologie di tabelle che si chiamano ledger tables e sono quelli di tipo updatable, dove potete inserire, fare modifiche, eccetera, eccetera, quindi sono completamente utilizzabili e però vi garantisce appunto che nessuno le manometta. Oppure le altre sono di tipo append only. Allora, in questo caso non esiste la storia, tenete presente che in quelle che sono aggiornabili
Dietro le quinte l'implementazione assomiglia molto alle tabelle temporali, se le avete già viste. Quindi c'è la parte di dati correnti e tutte le modifiche storiche che sono state fatte, con tutta poi la possibilità di ricostruire la chain. Altrimenti sono di tipo up and only, in questo caso potete solo inserire, non c'è la parte di storico, però c'è tutto il meccanismo di anti-manipolazione. Tenete presente anche una cosa, allora adesso non ho una demo sotto mano, però quando si faceva, quando presentavo sta roba qua su Azure SQL Database, non si riusciva nemmeno a, come dire, a generare un tampering, no? Perché, cioè, allora, alla fine la maggior parte delle cose si governano semplicemente con il controllo degli accessi, permessi, mica permessi. E la vera manomissione avviene quando voi potete andare e scrivere all'interno, per esempio, della buffer cache. Ma su Azure voi non avete accesso al sistema esterno o alle funzioni amministrative, quelle non documentate, tipo la DBCC page, con la possibilità di riscrivere una pagina direttamente da buffer cache. Quindi non si riesce neanche a fare un vero case di manomissione seria, tra virgolette. Invece sulle versioni on premise fate quello che volete, cioè prendete un debugger, andate a sparare byte nella buffer cache, tant'è, no? O usate la DBCC page. Quindi questo per dirvi anche che ci sono in diversi scenari questa cosa può essere più o meno utile. Secondo me è molto utile come effetto collaterale invece il fatto che quelle up and only, cioè voi ve le trovate già blindate, fine. Anche se uno è un DB owner, non è che può andare lì e dire adesso mi giro attorno, faccio io la modifica, ma quelle up and only, quindi potete fare proprio un audit trail che nessuno può andare a cambiare. Se non andando a modificare il byte all'interno del file dei dati, e però essendoci l'hash ci si accorge di un insieme di quel tipo. Altra cosa, sempre a che fare con la programmabilità, data virtualization, solo un flash, per poi trovate magari in altre sessioni, c'è la possibilità di, beh, tramite Polybase naturalmente potete accedere un po' a quello che volete con l'external table. Adesso però c'è la possibilità di integrarsi direttamente tramite la REST API con lo storage S3. Quindi potete scrivere dei file parquet, leggere dei file parquet direttamente anche negli storage S3. Se, giusto per non far arrabbiare gli amici di Microsoft, che S3 non è solo quello di AWS, ma in qualunque storage che sia compliant come S3 storage, sostanzialmente anche un presto. Performance, velocemente, buffer pool, parallel scan. Oggi ci sono sempre più sistemi che hanno delle grosse quantità di memoria. La standard edition supporta fino a 128 giga. Con l'enterprise edition, io per un cliente ho diversi server che hanno 2 tera o 6 terabyte di RAM. No? Allora, è chiaro che con sistemi che hanno questa quantità di RAM diventa un problema anche leggere la RAM, perché se devo leggere 2 tera o 6 tera ci vuole del tempo. Sono ordini di grandezza più veloci, la RAM ovviamente rispetto anche allo storage SSD, però ci vuole del tempo. Allora, nelle versioni vecchie di SQL, precedenti al 2022, diciamo che c'è un po' di inefficienza, cioè ci sono troppi punti dove lui fa uno scan completo della buffer cache, e se si trova in queste dimensioni la cosa diventa, come dire, problematica. In 2022 questi scan possono avvenire sia in maniera partizionata che in maniera parallela, e quindi c'è un'efficienza che avete semplicemente dal fatto di andare al 2022 se avete grosse quantità di RAM. Hands-free TempDB. Quanti di voi hanno fatto consulenze per ottimizzare il TempDB? Io ci ho campato per degli anni con questa cosa. Allora, TempDB, chiaramente, essendo la zona temporanea di SQL, è soggetto a colli di bottiglia abbastanza generalizzati. Le ottimizzazioni che sono state fatte negli anni sono tantissime. Cioè, intanto vediamo questa cosa, c'è un video su YouTube di Bob Ward, che è uno dei paponi ingegneri di Microsoft di SQL, bravissimo, comunicatore eccezionale, che ha fatto una sessione di 3 ore solo su TempDB, con il debugger, ad andare a vedere cosa succedeva, una roba incredibile. E però, per dirvi, no, è un punto molto, problema molto sentito. Allora, le vecchie ottimizzazioni pre-2019 oramai erano
allora, o sono note a tutti il fenomeno di trace flag, il fatto di fare più file, di spezzarlo su un numero di file pari al numero di core fino a 8, poi pensarci, però molte di queste cose sono già state integrate nel setup, per esempio lo spread di file, e addirittura dal 2016 trace flag non servono più per il TMDB perché semplicemente sono già attivi di default. Dopodiché, nel 2019 sono state fatte delle migliorie, per esempio con la concorrenza sulle pagine di allocazione DFS, ci sono un'altra serie di cose che sono state fatte, non da ultimo il fatto di poter attivare i metadati del TMDB in memory, c'è cioè un'ottimizzazione particolare che però addirittura non è sempre migliorativa. Ci sono dei casi, se vedete poi le demo che vi lascerò, dove addirittura non è migliorativa. In 2022 finalmente hanno tolto tutto. C'è la demo che poi vi darò i puntatori sempre di questo board qua, dove si vede che il latch praticamente quasi sparisce e diciamo, la concorrenza aumenta moltissimo. Quindi questo è un altro di quei punti dove semplicemente fate il salto dalla vecchia versione a quella nuova e vi ritrovate con il TMDB se avete dei problemi ancora risolti. Questa qua è una lista. Purvis è una PM che si occupa di ramazzare tutti i problemi residui, no? Che però sono problemi seri che magari ci sono da anni, e quindi fa tutte quelle piccole modifiche all'interno del database engine che però hanno anche dei riscontri dal punto di vista dell'amministrazione importanti. Dal punto di vista delle prestazioni, stiamo parlando solo delle prestazioni in questo caso, l'ultimo punto, quanti di voi sanno cos'è la Instant File Initialization? Che è quella che vi permette di, quando create un file, creazione del database o restauro del database, oppure quando il file deve essere esteso, senza la Instant File Initialization, SQL deve scrivere gli zeri dappertutto. Fa una traslazione di metadati in ETFS e il file esiste, così in pochi millisecondi, chiaramente se c'erano dei byte sotto, come dire, uno usasse il debugger o roba del genere, potrebbe vedere, ma dire, una questione di anacapriglia dal punto di vista della sicurezza. Però, e quindi è una cosa che si è sempre detto, attivatela. Versioni precedenti da 2016 bisognava andare nel local policy, mettere l'account del servizio all'interno del local policy. Da 2016 c'è un bel checkbox che di default non è flaggato solo perché, essendoci una questione di sicurezza, di lana caprina, però secure by default impone che non debba essere checkato. Mettetelo di default, fine. Però il problema è che questa roba qua funziona solo con i file dati. MDF, NDF non importa, ma solo i file dati. Il transaction log fino al 2022 descrive ancora degli zeri, quindi è problematico perché se andate in autogrow il file deve crescere di 4 giga, 10 giga, se avete addirittura l'impostazione della crescita in percentuale e per sbaglio è 100 giga, la percentuale è 10%, cioè ci mette secondi, magari anche minuti per crescere, dipende dallo storage che c'è sotto. Adesso finalmente l'Instant File Initialization c'è anche per il transaction log. Column store enhancement, qua chi ha avuto a che fare con il column store? Columnare? Nessuno? Pochissimo. Qualcuno? Ah, vabbè, il columnare ha un problema gigantesco che è quello del mantenimento dell'ordine fisico quando viene creato e quando viene ricreato o fatta la manutenzione. È un problema annoso. È stato risolto perché adesso si può mantenere questa cosa. Poi sono state fatte delle altre efficienze. Su questo, Gibo, che tra 5 minuti vi lascerò la parola, fa una sessione specifica su tre feature di SQL 2022. Una di queste è proprio il mantenimento dell'ordinamento, quindi potete fare un approfondimento direttamente dopo con lui. Batch mode enhancement, anche questa è una dietro le quinte, per cui se avete dei processori che supportano queste estensioni qua, alcune operazioni, in particolare quelle legate alla modalità batch, che di solito si attiva con il colonnare, ma non necessariamente, può anche attivarsi se avete la 2019, per esempio Enterprise Edition, la versione patch mode può andare. Tutte queste operazioni qua adesso con questi processori utilizzano queste estensioni, quindi vanno molto molto più veloci, ci sono dei case, potete andare a vedere la cosa. Hybrid buffer pool, chi l'ha mai visto? Chissà di che cosa stiamo parlando. Questa è una di quelle cose oscurissime di amministrazione avanzata. Io non l'ho mai implementato in produzione. Comunque c'è la possibilità di fare
il buffer pool, quindi la cache di SQL, di appoggiarla a dei device di tipo NVMe, cose di questo genere. Le implementazioni sono state fatte in una maniera, c'è una storia un po' così di questa cosa, perché ad un certo punto questa implementazione qua era più ricca nella versione Linux di SQL che non in quella di Windows, vabbè, lasciamo perdere. Adesso, diciamo, l'implementazione c'è, però nel 2019, come dire, l'accesso può essere fatto diretto al device NVMe solo per le pagine che sono pulite, non le dirty pages. Le altre vengono tenute ancora in RAM e quindi non è, diciamo, trasparente la cosa. Nel 2022 c'è la possibilità di far andare write per la parte di buffer pool, però vedo che nessuno l'ha mai utilizzato, quindi secondo me queste sono cose che sono più utili da voi dietro le quinte per fare le vostre cose che non nel mondo reale. Query Store Enhancement, allora intanto è attivo di default, chiaramente se fate un restore di un database di versioni precedenti non ve l'attivano, però se create un nuovo database è attivo di default, lasciatelo attivo, perché poi quando arrivano le query brutte bisogna andare a caccia delle query, se non è attivo bisogna attivarlo, bisogna riprodurre la cosa, diventa problematico. Se è attivo c'è già dentro tutta la telemetria per andare a caccia delle query cattive e anche per vedere se si verificano delle regressioni. Comodissimo, se fate un rilascio, automaticamente potete vedere se sono verificate delle regressioni. Query Store Hint, adesso vi dico qualche cosa velocemente, supporto per gli availability group lo potete vedere in una sessione dopo pranzo qui con Buschi che parlerà di availability group e vi dirà anche qualche cosa su come funziona il query store di availability group. E adesso viene utilizzato da tutta la parte di Intelligent Query Processing, che sono dei meccanismi che si attivano automaticamente quando vengono riconosciuti dei pattern, che adesso si possono basare anche sul fatto che queste cose persistano nel query store. La cosa che secondo me è veramente, come dire, se mi dite qual è la feature numero uno per cui andare sul SQL 2022 è questa, Query Store Hint. Potete mettere dei hint direttamente nelle query catturate da Query Store. Ha proprio degli hint veri, cioè del tipo potete mettere recompile, per dire, senza andare a cambiare l'applicazione. Classico problema del parameter sniffing. Query che arriva, query parametrica, arriva, set di parametri, nested loop, perché è molto selettiva, poi arrivi con un altro set di parametri, milioni di righe, anziché filtrarne tante, il nested loop muore. Allora, quella lì andrebbe bene, per esempio, con un hash join, non con un nested loop join. Però, come dire, e ogni volta si ricompila in base ai parametri che stanno arrivando. Quanto sarebbe comodo poter mettere recompile senza andare a cambiare l'applicazione? Adesso si può fare perché lo potete mettere direttamente al query store. Dopodiché, se volete un altro modo di risolvere questo problema del parameter sniffing, che comincia a porre le basi per risolverlo definitivamente, guardate la sessione, fai quella, giusto? No, guardate la sessione Govoni registrata sul canale di YouTube. Perché c'è la soluzione sostanzialmente, i piani di esecuzione possono venire versionati in base a range di valori dei parametri e quindi si può avere piani di esecuzione diversi in base ai parametri che vengono passati. Chiaramente è una V1, quindi ci sono dei limiti, però è un buon passo nella direzione giusta. Per tutti gli altri casi, uno mette il recompile, paga il prezzo di ricompilare, e però se devi andare a cambiare l'applicazione è problematico. Adesso invece andate nel query store, dice quella query mi ha rotto le scatole, vedo 500 piani, è un problema, pinno, gli dico recompile. Una cosa simile si può già fare da tante versioni, per chi le ha viste, con le plan guide. Però chi ha usato le plan guide sa che è un disastro generare l'XML del piano di esecuzione e fargli fare il matching. Qua la query lì è già stata identificata, battezzata, classificata e semplicemente si rende persistente. Questo, dicevo, ne parlerà Buschi. E vabbè, questi qua sono dei pattern. L'altra cosa importante dal punto di vista delle prestazioni è l'Intelligent Query Processing. Chi ha già visto sa di che cosa stiamo parlando. Queste sono tutte delle funzionalità dentro dirette dell'engine che si accorge di alcuni pattern e prova a mettere non dico delle pezze, diciamo, prova a mitigare le cose cambiando il comportamento al volo, no?
cioè il piano esecuzione magari è rigidamente poco adatto a quella situazione e lui, no, cerca di cambiarlo a volo per essere adattivo alla situazione. Sono cose che fanno veramente la differenza. In tutte le nuove versioni viene sempre esteso questo meccanismo. Adesso vedete, nella 2022 hanno aggiunto un bel po' di cose. Anche qua, se volete, questa è una roba che si può parlare per mezza giornata, solo di questa cosa, c'è una sessione riassuntiva delle novità nel 2022 registrata che hanno fatto a SQL Sator Day di Pordenone. Io ho fatto l'overview e tu avevi fatto la parte di quella lì del... si chiama Parameter Sensible Plan Optimization, che è quello dei piani di esecuzione versionati per valore. E vabbè, questi sono tecnicismi. Questa è l'ultima cosa, anche questa è una cosa di sistema più che altro, però ha a che fare con le prestazioni, ve la cito lo stesso. Per quanto riguarda la compressione, c'è la possibilità con degli apparati, degli scenari particolari, di fare l'offload della compressione all'apparato direttamente. Mai visto implementato, onestamente, quindi non so dirvi di più, però se avete dei problemi dove la compressione dei backup vi fa alzare troppo le CPU, sappiate che c'è qualcosa che potete fare. Prima di lasciarvi, nelle demo, poi nello slide deck troverete tutta una serie di puntatori a documentazione. Qui c'è veramente tutto, ci sono demo cartonate, nel senso registrate, c'è veramente di tutto di più. Una cosa che io consiglio di fare sempre è c'è il libro, quello di Bob Ward, che è un grandissimo comunicatore e come dire, esiste nell'internet dei tempi e sa anche un sacco di aneddoti su Microsoft, racconta nel libro, no? Oltre alla novità, con tantissime demo, è molto sul pezzo, non è bla bla bla, ci sono proprio le demo per tutto, ci sono anche tanti aneddoti. E Apress, quindi Apress fa ogni mese sì, un mese no, fa dei sales dove almeno il 50% di sconto, quindi è una cosa molto utile, secondo me, se vi piace leggere, ecco. Se no, andate semplicemente nella documentazione ufficiale, ci sono tutti i change, oppure ci sono poi tutte le varie, vedete, demo, i deck, e ci sono anche dei workshop da poter fare. Sforato solo di 3 minuti, eh? Andate anche bene. E se ci sono domande, io comunque mi trovate in giro, sono qua tutto il giorno. Ricordatevi che alla fine della giornata, l'ultima sessione, facciamo qui, è una sessione di domande su SQL 2022, quindi vedrete le novità nelle varie sessioni, poi all'ultima facciamo un wrap up dove vi rispondiamo proprio adesso. Vi ringrazio.